Signore e signori, buongiorno, benvenuti in questo nuovissimo vlog. Come potete vedere dalla presa dietro di me, mi trovo in UK, sono a Londra e oggi io il buon Giamma, che inquadrerei ma in una condizione pietosa, quindi vorrei evitare. Torniamo a Milano, però il nostro checkout è alle 11, l'aereo è alle 7 di sera, non sappiamo cosa fare. Non ho vloggato in questi giorni a Londra, quindi ho pensato facciamo un'esperienza stellata, così abbiamo un pranzo lungo, siamo lì proprio, stiamo nel chill, appena finiamo di pranzare prendiamo un caffettino e andiamo verso l'aeroporto, che è un'oretta dal centro di Londra, quindi nel senso passeremo la giornata a mangiare. Ho trovato su The Fork la possibilità di prenotare, non mi è stato ancora confermato, quindi incrociamo le dita. Il Giamma incrocia le dita perché non ce lo confermino, perché è un po' costoso come ristorante, però 3 stelle Michelin nel centro di Londra, non mi ricordo di preciso il nome, ma Elenda Rose, all'interno di un super hotel. Speriamo ci accettino, il tavolo è all'1, dovrebbe impiegarci un paio d'ore, 3 ore spero, questo pranzo, per farci un po' anche di intrattenimento. Visto che siamo all'ora di pranzo, c'è luce, registrerò, perché la sera diventa un po' complicato, la qualità non è adeguata. Sono le 11.25, siamo appena usciti da Pond Street, la fermata della Lilla, ma ancora non c'è conferma del ristorante, quindi siamo in balia degli eventi. Chissà se ci accoglieranno nel loro santuario 3 stelle, dove il menù più scemo costa 200 pound. Dietro di me il parchetto, top! Allora, siamo da Selfridges ora, che è un negozio multimarca, un centro commerciale multimarca molto carino. Ho dovuto chiamare io al telefono per confermare la prenotazione, però ce l'abbiamo fatta, ho dovuto lasciare la carta di credito perché altrimenti non ci accettavano la prenotazione, quindi c'è una no show fee, quindi se tu non ti presenti comunque ti devono i soldi, e insomma, e nulla, tra mezz'oretta abbiamo il posto prenotato e ci accingeremo a questa esperienza 3 stelle a Londra. Siamo arrivati, bellino il posto, tutto in legno. Ma che bellino il posto, ma che bello, tutto dettagliato. Giamma dice fallo essere brutto, champagnino di benvenuto, che poi vabbè costerà 40 pound solo lo champagne, palese. Vai. A sta vacanza. Allora, la mousse è un brodo di carota, zenzero e un'altra cosa che non mi ricordo minimamente. Sarà bello poi ricostruire le varie cose, perché capito solo che c'è la trota a sinistra. Allora, questa dovrebbe essere trota. Oh, carino, carino. Quello buono. Molto buono. Qua abbiamo una piccola donut. Bellina. Questo formaggio di capra, bello pesantino, però buono. Abbiamo fatto il menù da 5 portate, abbiamo chiesto come extra il grouse, che è una specie di volatile che vola solo qui in Inghilterra, è la stagione tipo da agosto a novembre, speriamo bene. Il primo piatto è un tonno pinna blu che viene dalle isole Baleari, è servito con del melone bianco, abbiamo dei funghi girol e delle nocciole fresche. Per terminare la salsa è fatta a base di dashi con del cipollino e succo di lime. Grazie. Intanto non è che ti offro il pranzo, quindi sei molto caldo. No, esatto. Cioè, ti ho chiesto una ripresa per la ripresa in sé. Vai, mangia, vai. Allora, tonno di dov'è che era detto? Non ricordo mica. Pure se l'ha detto anche in italiano. Sì, tra l'altro. Buono? Molto buono. Eccoci qua con la seconda portata, tutto a base di pomodoro. Abbiamo gelatina di pomodoro con pomodoro in diverse consistenze e sopra una sardina marinata, di cui abbiamo una sfoglia con sempre il pomodoro e una sardina sotto sale invece, quindi un po' più forte, e qui una specie di tè al pomodoro con i fiorellini, comunque molto carino. Molto bello. Provo io e poi provi te. Vai, provo io e provo te. Vai. No, lui. Un po' così, un po' di sardino, un po' di pomodoro.
Buono? Sì, è dolce, ma anche salato, soltanto di pesce. Eh sì, eh sì. La sardina. È buono. Tutto con moderato. Può provare anche... Proviamo anche questo, sarà un bolsettino. Quanto buono. C'è una forte presenza di mare, però questo è più salato. È un pochino più forte come sapore. Poi quella sfoglia ci sta da Dio. Qui è anche bello. Questo è buonissimo, dolce. Sì, è. Dolce, sembra un succo di frutta. Allora, tipo già le franci. Vediamo, com'è. Molto buono anche questo. Molto buono, il commento tecnico. Comunque ragazzi, scrivetemi nei commenti a Giamma che dovrebbe farsi crescere la barba. Io ho detto che rimorchia di più secondo me, però lui non si fida. Abbiamo una sfoglietta. Molto colorata. Vero, è più buona questa? Perché poi con la sfoglia sotto è salata. Molto più buona. Cioè questo comunque è molto delicato, però a livello di sapore con la sardina sotto sale è devastante. E questo è tipo succo di frutta. Buonissimo. Però? Questo è la... Cioè, sono questi commenti molto... Tecnici. Sì. Ci hanno portato le posate per la prossima portata. Cioè, questo coltello bellissimo, ma soprattutto questo non so cosa, veramente per il burro, però molto bello. È uno dei piatti più famosi di Ile. Abbiamo la ragosta, è stata cotta con le spezie tandoori, una purea di carote e agrumi e a finire un burro nocciola con il cipollotto e il coriandolo. Fantastico. Il mio suggerimento, io adoro questa salsa, prendete un pezzettino di pane e zuppato. Ok, grazie. Ah, poi, buon appetito. Grazie. E insieme alla ragosta è arrivato anche il pane con il burro. Guarda il burro che bello, sembra tipo corallo. Questo dice un po' sciocco, quindi il burro normale non salato. Questo non solo è salato, ma all'interno c'è anche tipo un pepe che si trova nel sud della Francia, che poi è in realtà questo qua. Allora, io inzupperei un po' di pane, se la salsina è così buona, inzuppiamo. La scarpetta. Con le spezie tandoori, quindi comunque deriva indiana. Buono? Pane incredibile, si sente che crocca. Salsa buona? La roba difficile della ragosta è farla della cottura giusta, che non sia gommosa, che sia morbida. Voglio dire questo. È morbida. È veramente morbida, si scioglie in bocca. Figo. Un po' la salsina qui al tandoori. Molto burrosa comunque. Sì, buono. Col pane ci sta da Dio. Vediamo qua, il pezzettino di aragosta. Dice il piatto più famoso della chef, quindi ci si fida. Diciamo. Saporito, c'è questo gusto con un pugnino di verdure. Buono, molto buono. Ora è arrivata una rivisitazione del vitello tonnato con... mi sono già dimenticato, l'animella di vitello e sotto c'è una crema di acciuga, cappero forse? Cappero. E questa che vedete invece è è cuore di tonno essiccato, grattugiato. Impegnato a scrivere recensioni. Parto io. Vai, parti. Aspetta. Come fa prima un attimo l'influencer? Devi fare l'influencer. Ma lo sto già facendo io. Fortina. Animella di vitello. Sapore forte l'animella, ti deve piacere. Quello si scioglie in bocca. No, mi piace il movimento col coltello, no, devastante. No, buonissimo, cioè si scioglie in bocca, super saporito, questa salsina è buonissimo. La carne è una cosa... Sì. Buonissimo. Anche in semi croccantina. Wow. Come si scioglie? Assurdo. Il salatino, c'è quel retrogusto comunque di mare, del cuore di tonno, poi l'animella è morbidissima, cremosa. Giovi? Buono.
bello, bello, bello. Allora, è arrivato il graus con 1000 foglie di cavolo, ci sono dei semini fritti, succo di graus. Come contorno c'è un po' di pasta con ragù, sempre di questa graus che non so in italiano cosa sia. Vai, assaggia. Finché, però c'era una traduzione, no? Ma dice è solo qui. Ho capito, c'era un nome italiano. Graus. Com'è, com'è? Questo petto di graus. Poi in teoria c'è anche la coscia. Ha detto buon inizio, ha detto magari c'è tutto il graus. Com'è, come sapore? Buonissimo. Massaggio di selvaggina, top, top. Vada. Vada, vada. Ha molto di selvaggina. Saporito, molto morbido. I semi croccanti sopra. Stanno da Dio. Sì. Abbiamo la pasta. Guarda anche la pasta, vai. Buona, viene cotta bene. Piccolo pre-dessert gelato con crema, credo, all'amarena. Cos'è che ha detto? Sì, sai. Blackberry. No, blackberry non è amarena, è tipo... Mora. Mora. E delle briciole di pane. Vai, assaggia solo tu questa in esclusiva di Giamma. Non sapremo mai qual è la mia opinione al riguardo. Un po' di... Un croccantino. Ci sta, cioè buono. Normale, interi, cioè. Buono, buon gelato. Top. Normale. Normale. Una confettura che è fatta con della pesca sanguinaccia. Bello, bello. 50 pound di babà. 20, 30, quant'era, non mi ricordo. Aspetta, perché è alcolico o perché è buono? Tutti e due. Un mix, veramente un mix. Buonissimo. Super saporito. Alcolico? Sì. Vabbè, ce l'ha tutto giù, è attivo. Però per fortuna. Non mandare giù. Come fa con la manina? Io dovevo avere più sentore vaniglia. Di vaniglia. Com'è? Incredibile. Super soffice. In realtà neanche troppo alcolico, cioè si sente più l'aroma che non l'alcol. Sì, quello sì. Crema saporitissima. Oddio, il mio forse è un po' più... Il tuo più alcolico? Si sente un po'... È un po' più invecchiato, quindi si sente un po' più strong. Il mio invece è super delicato, aromatico. Che fai? Guarda tu o guardo io? Poco. Guarda tu, guarda tu. Secondo me un po' abbiamo speso, perché col babà era un po' di pound a parte, il volatile erano altri pound, più lo champagne iniziale, 500 pound, un pochino di più ci sta. Un po' di più, 5.30. 5.30 pound sono tanti. £600? 6.20 succede. Andata così. Almeno ci ha fatto il dolcino per andare via.